È tipo una corona nera. Una corona nera? Il mio obiettivo è rubare la corona di Buddy e portartela a te. Ragazzi, oggi sul mio canale vlog Marci Vlogs, link in descrizione, è uscito il tour del mio studio e voglio farvelo vedere, non questo, un altro posto molto particolare. Andatevi a vedere il video, commentate con altri video che volete vedere su quel canale. Burloni, oggi nella Big Vanilla dobbiamo eseguire gli ordini del Big Re, perché ieri è passato in live e mi ha detto: devi assolutamente farmi un'armatura devastantemente forte di oro, perché sapete benissimo che l'oro è l'oggetto principale, l'oggetto più prezioso per il Big Re. Ed è sempre bello avere delle cose d'oro. Ed io non ho mai incantato un'armatura d'oro completa. Comunque, iniziamo sempre da questo punto ormai, la Big Vanilla. Ed è per questo che anche qui vi chiedo: molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, quindi iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, che vogliamo arrivare il più in fretta possibile a 900.000. Allora, quanti mi piace devo chiedervi per questa cosa fatta tutta d'oro? Secondo me tantissimi, ragazzi. Dov'è il mio oro? Dov'è il mio oro? Guarda quanto ne ho. Dovevo consegnarlo tutto l'oro, ma meno male che non l'ho consegnato, ragazzi, perché almeno un pochettino ce l'abbiamo per fare le cose che appunto mi ha chiesto Loco. Dobbiamo fare un'armatura tutta in oro. Vi rendete conto? Un'armatura tutta in oro. È assurda questa cosa. Io poi ho esattamente qua la mia roba commanding e unbreaking completamente piena. Riprendiamoci questa qui, la portiamo nel land ed andiamo a vedere un attimino se sopra abbiamo delle armature complete, magari in oro, già fatte, incantate. No, vero? In oro non abbiamo completamente niente. Abbiamo un unbreaking 2. Magari senza sprecare troppo oro, queste cose qui ce le portiamo, che possono essere utili per reincantarle lo stesso. Peraltro, dopo quasi quasi ci conviene andare a fare un po' di perlustrazione nella zona di Buddy, perché voci di corridoio dicono che stanno succedendo cose non molto belle. Quindi magari gli dico di venire con me, perché il signor Loco non ha mai fatto una spedizione con me, e quindi questa volta magari lo buttiamo anche lui sul campo. Secondo me ci può stare. Bene 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 bene, scendiamo. Guardate che bella la torre che aveva fatto Buddy. No, è brutta, l'ha fatta Buddy e quindi è brutta. L'ha fatta Buddy, è brutta, non è bella. Ok, scendiamo. Oh, ed eccoci qua, perfetto. Facciamo i livelli. Ole, 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 ole. Si ammazzano tutti gli Enderman. Buttiamo le Ender Pearl e vediamo un pochettino cosa ci esce al primo colpo. Vediamo un po' in chestplate. Thorns 2. Non male. Vabbè, ma raga, ma è perfetta. Unbreaking 3, Thorns 2, Protection 4. Ci servirebbe un Thorns 1 che ho a casa. E siamo a cavallo, ma io non ci posso credere. Protection 4 al primo colpo. No, io raga non ho parole. Unbreaking 3 questa, quindi potrebbe essere buono anche l'elmettino. Ciao, mi potete dare 30 livelli senza far troppo casino, per favore? Ciao, sì sì, eccomi qua, infatti. Meno male che si fa in fretta. Questa è la mia shulker, peraltro. Abbiamo qualcos'altro di bello qua dentro? No, però abbiamo dell'oro, se avete visto bene. Questo però dovrebbe avere acqua affinity e anche respiration. Non è facile. No, ho sbagliato. Ho cliccato quello sbagliato. Io non ci posso credere. Riproviamoci, va là. Eccolo qua, Unbreaking 3. Magari era destino che io provassi questo. Ma infatti, ma è bellissimo. Respiration ce l'abbiamo nel libro pure. Fantastico, ragazzi. Fantastico. Ok, vediamo un attimo i piedini. Cavolo, ragazzi, è la prima volta che incanto un'armatura ed è praticamente il primo colpo super mega OP. Ma veramente, raga, assurda sta cosa. 30 livelli. Vediamo un attimino questo che cosa ci dà. Unbreaking 3 e Protection 4. Ci manca Feather Fall. Che però l'ho visto qua, abbiamo Feather Falling 3. Quasi quasi potremmo tenerci col Feather Falling 3. Che dite, raga? Non sarebbe nemmeno così troppo male. Dai, incantiamo comunque. Vediamo un attimino. Questa va bene. Manca solo il Thorns 2, che tanto abbiamo a casa Thorns 2, quindi siamo a posto. Invece per questa manca Respiration, che abbiamo a casa nel libro. Qua serve solo Unbreaking e Mending e siamo a posto. Quindi solo i piedini sono il problema, che manca Feather Falling e o Depth Strider. Quindi va bene, va bene, va bene. 40 livelli. Cosa abbiamo più da provare? Vediamo un po'. Unbreaking 3 e quello, ragazzi, ormai è una certezza. Unbreaking 3, Protection 4, che è uguale a questo qua. Ok, questo è già completo. Niente, ragazzi, ho praticamente finito tutti i miei lapislazzoli senza avere un Feather Falling. Incredibile, ragazzi, questa cosa. Prendiamo la nostra incredibile shulker box azzurrina. 1, 2, 3, 4. E Unbreaking ce l'hanno davvero già tutti, penso, no? Manca solo un Unbreaking, se non sbaglio. Quindi facciamo così. E abbiamo veramente tutto. Se la compariamo con la mia armatura, è identica. Guardate, Protection 4, Respiration 3, ha tutto. È veramente
praticamente identica. È veramente identica. Unica cosa, il mio ha anche Feather Falling 4, che in questi qua purtroppo di oro non abbiamo. Però siccome abbiamo 13 livelli, io vi direi il metto del Big Re. E facciamo così, guardate che figata. E ragazzi, ora andiamo a dare tutto al Big Re. E con il tagliaerba di sottofondo, il Big Re si è già messo la corona. Spero che si sia messo anche la mia armatura, la big armatura d'oro che ho deciso di fargli. In realtà lui mi ha costretto a fare. Loco, Big Re! Aspetta, dobbiamo fare la nostra meme. Salve Big Re, come sta lei? Tutto bene? Tutto bene lei invece? Tutto bene, tutto bene. Mi piace, le sta molto bene il suo nuovo outfit. Non mi devi dare lei, dammi del tu. No, ma sono io che devo dirla questa cosa. Okay, mi ha anticipato confuso, la battuta. Scusa. Big Re, ho una proposta allettante per lei. Molto allettante. Dimmi tutto. Sì, lei mi ha, diciamo, eletto Big Spia, però lei sul campo non è mai venuto, proprio mai. Quindi oggi voglio che tu, Loco, venga con me sul campo, perché io oggi ho deciso di fare una spedizione verso il regno di Buddy per andare a vedere che cosa sta succedendo, perché voci di corridoio dicono che sta succedendo qualcosa di molto particolare e molto strano, che secondo me lei dovrebbe vedere in prima persona. Perché per forza io non voglio venire, ho paura. Allora, Loco, devi stare tranquillo, ci sono io che ti difendo, che sono full nederite, non ti preoccupare, ho un arco con power 5, con Infinity, con Flame, con Punch, non ti preoccupare. No. Deve mettersi la mia armatura d'oro, esattamente. Va bene che è forte, però è più forte la mia. In realtà si deve togliere tutto perché avremo le pozioni di invisibilità, non ti preoccupare, Loco. Andiamo, prepariamoci, prenditi l'elitra perché dobbiamo andare verso il regno di Buddy e dobbiamo stare molto attenti, signor Loco. Allora, facciamo così, mi prendo l'elitra anch'io, mi prendo i razzetti che c'ho già e fermiamoci leggermente prima, mi segua. Andiamo. Che lei non è mai venuto verso il villaggio di Buddy, vero? Non so dov'è. Ok, e io praticamente ho fatto quello che mi hai detto tu, Loco. Sono andato dal villa, da casa tua, verso sinistra, e ho seguito il fiume. Se tu segui il fiume, arrivi esattamente vicino al regno di Buddy. Ma questo è il mio fiume. Sì, è vicino al tuo fiume. Guarda, mi ha rubato anche il fiume lui. Ti ha rubato tutto praticamente, ti ha rubato l'identità, tutto ti ha rubato. Comunque, guarda un po', vieni, se seguiamo questa parte, noi giriamo questa montagna, ok? Andiamo in alto. E tecnicamente qua dovrebbe esserci il regno di Buddy. Guarda qua che ci sono le prime zone, le prime cose. Ma ok, vieni con... Fai indietro, matto! Scusa. Sei matto, folle! Aspetta che prendo le pozioni. Una, le altre due me le tengo io. Okay, io la prendo bene. Già una. Ok, sei pronto? Ok. Stai attento che da oggi le particelle si rivedono. Quindi Buddy potrebbe vederle. Però Buddy è uno che gioca senza particelle. Quindi siamo un po' fortunati. Non tenerti... Ma che cavolo! Ecco, ti vedo. Ok, aspetta, guarda. Mi metto intanto una carota d'oro. Che, ma cos'è? Vabbè. Ma cos'è sta roba? Ma ti giuro che io avevo lasciato senza tutta questa roba qua. Tutto è mio oro. Quello è il tuo oro? Ma sei sicuro che sia il tuo oro? Ok. Sì. Tu vedi Buddy per caso? Io non lo vedo. No, non lo vedo. Ok. Ma che è sta cosa, man? Ha tipo una statua. Ma che cos'è? Bruttissimo. Ok, sento qualcosa. Scaffoldi, è lui. Togliti la carota d'oro. Non ce l'ho la carota d'oro. Stai sempre staccato. Cosa sta facendo? Salendo. Sta mettendo dell'altro oro. Sì, sta mettendo dell'altro oro, guarda. Guarda dobbiamo cosa fa. Dobbiamo prenderlo, è il mio oro, Marci. E il tuo, sai che il mio non l'hai preso? Come no? Cioè, tu sei stato fortunato che ti ho fatto l'armatura d'oro, perché il mio oro non è stato messo nelle banche del Big Re. Mannaggia. Io meno male. No, ma meno male. Ma che guarda che bello, però. No, è bruttissimo. È orribile. È veramente brutto. Lo buttiamo giù? In realtà è molto bello, Loco. Porca miseria. Dobbiamo siamo sinceri, è proprio bella questa. No, che puttaggio, non possiamo farci le Loco. Vuoi essere ucciso? Sei senza armatura, sei. Ma non mi vede, sono invisibile. Stai fermo, non farti vedere, ok? Lui sta. Ok, sta scendendo. Seguiamolo un attimino. Ma lui ha completato quasi il castello, ma che roba! Andiamo a vedere cosa ha fatto. Sì, ma dove è andato? È qui sotto, è al centro dell'albero. Ok, lascialo fare. Sta buttando le carote giù. Perché sta buttando le carote giù? Oh, è impazzito. Ma che sta facendo? Andiamo al castello, Marci. Andiamo al castello. È distratto. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è. Ma secondo me non ha fatto granché, Ok, ti ho visto camminare. Occhio che si vedono le particelle di quando cadi. Sì. Ok. Sto arrivando, Marci. Entra, nasconditi in un angolo. Entra, vai in alto qua. Mi vedi? Forse. No, non mi puoi vedere. Sono dove c'è la Netherrack. Sono sopra le mura. Sono immobile, Marci. È davanti a me.
Sta costruendo le scale adesso. Aspetta che lo zoom. C'avevo le carote in mano. Sta costruendo, sta costruendo. Non capisco se sta registrando cosa. Non glielo ho neanche chiesto. Glielo chiediamo? Prova a chiedere. Sta facendo, aspetta. Buddy. Aspetta, no, aspetta un attimo che avevo qualcosa. Buddy. Stai rec? Vediamo. Sì. Sto staccando. Ti vengo a catturare. No, avevo una cosa in mano. Attento, Marci, attento. Cosa sta facendo? Non lo ancora. So, è mi fermo, sta scrivendo. Ma in realtà io non posso fare niente. Perché non puoi fare niente, scusa? Perché io sono la big spia, non posso catturare. Deve essere Kendall che lo cattura qualcun altro. Io cosa posso fare? Io sono uno che ti dice le informazioni. Hai ragione. In realtà non posso. Quindi, buona rec. Ok. Ok, cosa sta facendo? Lo sto seguendo. Ma dove sta andando? Dove è andato? Sta scendendo, sta scendendo. Ok. Io lo sto zoomando un botto. Dove è andato? Guarda, no, l'ho perso. Come l'hai perso? L'ho perso, è andato oltre. Ok, ma ci sono qua, impatta te. Ti ho trovato. Aspetta, è andato oltre, non capisco dove stia andando però. È stato tipo una spedizione, eh? Non lo so. Danno l'ho preso io, purtroppo. Ok, lo vedo, oddio, no, fermo, 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 fermo. Occhio, occhio, occhio le particelle, occhio. Sta lì sempre verso il dietro. Cosa c'è in mano? Cosa c'è in mano? Cosa, Marci? È tipo una corona nera. Una corona nera? Ma? Cos'è? Non riesci a metterla? Sembra che... Oddio, loco! Ah! Loco, torni... Forse è meglio tornare al castello. Capo, allora, non farti vedere, eh. Quanti minuti abbiamo? Abbiamo 3 minuti ancora. Ma cos'è quella cosa? Mettiti l'elitra e scappa immediata subito. Ora devi scappare. Ora. Devi dirmi cos'è quella cosa. Non lo so, era una corona nera, era. Rimettiti subito corona e armatura in questo momento. Subito. Mamma mia, loco. Questa è l'unica vera corona. Non esistono altre. Hanno creato un regno, una nuova corona. Cioè, non ho capito. Guarda che dobbiamo stare attentissimi. Ma questa te... cosa mi fa una paura. Comunque posso dirti una cosa, la corona nera è più bella. Ovvio, c'è, cioè, cosa credi? Bella, sì, ma bella. Secondo te la loro corona ha dei poteri? Non lo so, non lo so, non lo so. Ho paura di questo io. Non lo so. Loco, dobbiamo stare attenti, dobbiamo scoprire di più. Devo cercare di rubare la corona di Buddy. Il mio obiettivo è rubare la corona di Buddy e portartela a te e vedere che cosa può succedere. Sei d'accordo? Va bene, va bene. Ok, ottimo, io me ne vado adesso. Se c'è altre cose, sai dove chiamarmi e fammi un... Non sono capace a fischiare, ciao.